Come stai? Sono venuto a portarle questo tappiro perché abbiamo visto che l'hanno radiata. Ormai definitivamente cancellato. No. Fate vedere che è un tappiro contro le radiazioni. Guarda, è una allora cosa, cosa diciamo? È incredibile. Rimango male, proprio è una. Poi magari di affigare a Picone. Che non è una radiazione definitiva, perché quello lì è uno step per arrivare alla Commissione Europea. Vabbè, allora cosa farà dopo? Farà, diciamo, un ricorso alla Corte Imperiale Interstellare. Assieme a te. Ma come te, sei a me? Ti cito come testimone. Ma cosa c'entro io, signor Maggi? Io non c'ero quando lei faceva tutto. Ti cito come testimone, stai tranquillo. Cosa farà allora adesso? Mi vivrà con la pensione da ex uomo del calcio o quella da ferroviere che aveva all'origine? No, quella da ferroviere purtroppo non ce l'ho più. Però sì, visto che la Juve vince ancora, anche se senza di lei, ormai. Ma sì, perché sono bravi, perché sono più organizzati di tutti. Non c'era bisogno di fare tutto quello che faceva lei, ha visto? Ma io non facevo mica niente, io trovavo giocatori buoni. Solo quello? Sì, sì. E infatti Moggi ha sempre dimostrato di avere occhio. E che occhio! Qui tutta la storia degli arbitri. Ma tu hai mai sentito il processo che c'è stato a Milano sulla querela di Gianfelice Facchetti? Certo. Chi hanno condannato? Però non fa parte di questa cosa qua. Sì, sì, di quella. Però non mi dica che lei era illibato, non ha nessuna colpa. No. Cioè, qui l'hanno veramente radiata, non potrà neanche più andare a vedere il calcio alla televisione. Sormoci. Dai, ma dai, non potrà entrare neanche allo stadio. Dammi un po', dai, ora. Però devo andare a mangiare. Quando lei si arrabbia con la moglie, cosa fa? Me la chiude in bagno? Come faceva con gli arbitri? Quanto sono Quanto sono, cosa ha detto? No, volevo dire che il tribunale di Reggio Calabria, sai cosa ha sentenziato? Che l'arbitro non è stato chiuso nello spogliatoio e che il fatto non esiste. Ma non ci vuole chiaro, ce l'aveva il presidente. Se non l'avrebbe fatto. Non l'avrebbe fatto. Vabbè. La vediamo in forma, mi raccomando. Dove va adesso? A Reggio Calabria? Ma fatti un po' l'affare tuo. Comunque guarda, questo qui è carino. Lo so, l'abbiamo fatto per lei, è speciale. Vabbè, siete forti. La metto nella sua collezione, perché ormai insomma gliel'abbiamo dati più di uno. Appunto. Mi ricorda che quella volta che si arrabbiò alla chiesa, si ricorda? No. Aspetti. Basta! Vabbè, ma non si arrabbi così, siamo oggi, No, non mi sono stufato! Ma cosa era successo? Io accetto tutto, ma non. L'ho spaventato, ero troppo brutto? Sì, ma lì, no, ma tu sei brutto sempre, che c'entra? Adesso non è la chiesa. Quando uno va da una donna come lei, uno si pone anche dei dubbi. Ma certo, ma si sente un po' in soggezione, capito? Vabbè, abbiamo raccolto troppo. Va bene, Luciano, arrivederci. Gamba, salutami i miei amici. Non mancherò, non mancherò, grazie, arrivederci. Valerio Staffelli, Striscia la Notizia, Linate. A voi la linea, ragazzi.